Ciao ragazzi, Antonio Orrico, direzione di chitarramoderna.com, e dopo tantissime richieste ho dovuto cedere e fare il tutorial di Parsifal. Ok, questo qui è uno dei cavalli di battaglia, e dei Pooh, e sono sicuro che in tantissimi apprezzeranno questa lezione. Il solo si basa principalmente sulla pentatonica di Re minore, anche se poi va in alcuni punti sulla scala minore e la scala minore armonica. Molto bello, molto interessante. Prima di passare alla lezione vorrei giusto ricordarti del mini corso gratuito che offro per chitarra solista, dove riceverai il libretto delle scale più utilizzate sulla chitarra e 3 video lezioni inedite, e poi ovviamente sarai iscritto alla newsletter, così riceverai sempre aggiornamenti sulle nuove lezioni gratuite, sugli speciali eccetera. Quindi clicca il link che trovi su questo video e andiamo a vedere come poter suonare il solo, il primo solo di Parsifal. Questo qui è il primo lick. Ok, siamo adesso su questa diteggiatura della pentatonica di Re minore, quella con la radice sul 17° tasto della quinta corda. E qui andiamo dal Do al Re, quindi facciamo una pausa, c'è una pausa sul primo quarto e iniziamo sul secondo quarto, secondo battito, e facciamo un... immediatamente questo bending di un quarto e stoppiamo la nota, e poi sul terzo battito iniziamo questo bending, questo grand bending graduale per arrivare al Mi, in effetti, perché qua dal Do facciamo un bending di 2 toni e ci arriviamo gradualmente. Quindi piano piano prendiamo il nostro tempo e piano piano. Ok, in effetti potremmo farlo anche sulla prima pentatonica di Re minore, quindi su questa diteggiatura qui, che è in effetti la nostra scala principale sulla quale suoneremo questo solo, soltanto che qui è un po' più difficile arrivare al bending di 2 toni dal Do al Mi, quindi in effetti uno potrebbe farlo semplicemente qui, così rimaniamo sempre nella stessa diteggiatura, oppure può decidere di farlo come ho fatto prima. Qui verrebbe in questo modo, e si può ovviamente fare, ok? E io ho deciso di farlo lì un pochettino per semplificare la vita a qualcuno, ok? Poi la seconda battuta abbiamo quest'altro lick, ok? Di nuovo c'è una pausa di un quarto sul primo battito, e poi abbiamo una serie di ottavi puntati sul 12° tasto, dove il primo battito il primo ottavo sul battere e facciamo questo bending, ok, di un quarto, e stoppiamo immediatamente, poi ritorniamo sulla nota e di nuovo stoppata, poi di nuovo suoniamo questo sol, soltanto che facciamo la meron dal 10° tasto, poi ritorniamo al 10° tasto, suoniamo il 10° tasto, che questo fa, e poi andiamo a risolvere sul La, 12° tasto della quinta corda. Quindi piano piano sarà così. 1, 2, ok? Poi il lick successivo è questo qui. Ok, praticamente di nuovo abbiamo la pausa sul primo battito, il resto viene suonato in terzine, stiamo sempre utilizzando la pentatonica di Re minore, e qui iniziamo dal 10° tasto, sul secondo battito, 10° tasto quinta corda, e facciamo questo cromatismo, quindi aggiungiamo praticamente la nota blues, e qui ci faccio la meron, 1, 2, 3, poi il terzo battito, quindi 10° tasto quarta corda, 12° quinta corda, poi di nuovo terzina sulla quarta corda adesso, 12° e 10° tasto, scendiamo giù di una corda, facciamo lo stesso pattern di prima, ok, e poi scendiamo questi ottavi, uno stoppato con il bending di un quarto e poi facciamo di nuovo il bending e arriviamo gradualmente su di un tono alla, quindi lentamente. Benissimo, il lick successivo verrà fatto così. Ok, questa qui adesso è la quinta battuta, dove abbiamo una pausa di ottava sul battere, primo battito sul levare, suoniamo dei sedicesimi, terza corda, dodicesimo e decimo tasto, con il pull off, poi in ottavi suoniamo dodicesimo, quarta corda, undicesimo, seconda corda, terza corda decimo, poi tredicesimo prima corda e facciamo il bendy per arrivare dal do al re, quindi tredicesimo, quindicesimo tasto, quindi lentamente okay, mi raccomando questi bending, ok? Poi andiamo su questo lick qui, ok, questa qui adesso è la sesta battuta e qui sempre sulla scala blues continuiamo ad aggiungere la nota blues e abbiamo una pausa di ottavo sul battere dell'1, sul levare iniziamo a suonare delle semicrome e questo è il pattern, il lick, ok? Quindi prima corda, decimo tasto, tredicesimo, seconda corda, decimo, nota blues, tredicesimo, dodicesimo e decimo, dodicesimo, decimo, dodicesimo, decimo, dodici, dieci. Ok, quindi sul quarto battito abbiamo degli ottavi. Delle crome. Il settimo, la settima battuta è questa qui, ok, dove facciamo questo hammer on dal decimo al dodicesimo tasto sulla quarta corda, levare decimo tasto, terza corda, dodicesimo di nuovo e poi sul levare del 2 facciamo questo bending dal dodicesimo al quattordicesimo tasto, quindi un bending di un tono che rimane anche per il terzo battito e poi abbiamo questa frase qui, sedicesimi sul battere e ottavo sul levare stoppato, quindi sulla terza corda dodicesimo decimo con un pull off e staccato sul dodicesimo, quindi lentamente quest'altra frase sarà così, poi abbiamo questo riff che praticamente conclude il giro armonico e poi andiamo nella seconda parte e di nuovo questo riff verrà a essere ripetuto anche alla fine del secondo giro, che è l'ultimo giro del solo. Ok, il riff è costruito attorno alla scala minore armonica di re, dove praticamente abbiamo tutte le note naturali, ad eccezione del do diesis e del si bemolle. Allora, la diteggiatura, guarderemo la diteggiatura nella ottava più bassa qui, in questa posizione, perché è quella che in effetti ci interessa. E abbiamo il do diesis, re, quindi nono decimo tasto, mi, fa, dodicesimo e tredicesimo, poi abbiamo un sol, un la, un si bemolle, do diesis, re, mi, fa. Ok, basta conoscerla fino a qui per il momento perché useremo soltanto questa porzione e lo suoneremo così. In ottavi abbiamo 1, 2, 3, 4, 1, Uno, due, tre, quattro. Ok? Più lentamente. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok, qui mi raccomando, passiamo attenzione alle pause e anche alle note stoppate. Quindi mi raccomando, vai sul sito e scarica la tablatura. Ok, adesso iniziamo il secondo giro del solo e abbiamo questa frase qui. Ok, questa qui adesso è la decima battuta del solo, la prima battuta del giro quando ricominciamo da capo, e siamo sempre sulla stessa diteggiatura della pentatonica, non ci spostiamo molto qui in questo solo, e abbiamo questa frase qui, pausa sul battere di ottavo, poi sollevare sul dodicesimo tasto di nuovo facciamo questa nota staccata con il bending di un quarto, ottavi, uno, due, e poi sedicesimi sul battere, ottavo sul levare, quindi dodicesimo, decimo, dodicesimo, e poi sul battere del 4 andiamo a suonare di nuovo dodicesimo tasto della quinta corda. Ok, poi iniziamo questa frase qui. Siamo in sedicesimi per la maggior parte, dove quinta corda, adesso iniziamo a suonare la pentatonica con l'aggiunta del cromatismo della scala blues. Terza corda, decimo tasto, e poi andiamo a risolvere sul dodicesimo tasto della quarta corda. E come vedi questa... questo pattern viene a ripetersi adesso, soltanto che la prima volta inizia sul battere, ok? Mentre la seconda volta inizia sul levare del secondo battito, quindi in questo modo ci potrebbe spiazzare. Poi la terza volta di nuovo ricomincia sul battere del quarto battito, quindi sarà così piano piano. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Quindi come vedi potrebbe spiacciarci un pochettino. Poi abbiamo questa frase qui. Ok, praticamente stiamo facendo una serie di pull off e hammer on adesso. Quarta corda, dodicesimo e decimo tasto. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, quando facciamo questi pull off e gli hammer on, ok? Vogliamo assicurarci che entrambe le note, quelle suonate con il plettro, quelle suonate con il pull off o l'hammer on, abbiano lo stesso volume, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Più lentamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi andiamo a fare una serie di bending che non sono per niente semplici da eseguire, soprattutto perché alcuni sono bending di un tono, altri sono bending di mezzo tono, ok? Quindi ecco, ci potrebbero essere un pochettino di problemi con l'intonazione, quindi prestiamo attenzione a questo. E praticamente la frase è questa qui. Ok? Dove stiamo praticamente suonando la scala sulla seconda e la prima corda poi, ok? I bending in effetti sono iniziati già dalla frase di prima. ok? Quindi adesso praticamente stiamo continuando con quella serie di bending. Ok, quindi tutto avviene nella prima battuta sul levare, ok? Mentre sul battere abbiamo sempre una pausa di croma. Quindi iniziamo con un bending dal 15° per arrivare un tono in su al 17° tasto, quindi 1, poi dal 17° al 18°, quindi facciamo un bending di un semitono, poi andiamo al 18° questa volta e facciamo il bending di un tono e poi andiamo al 15° della prima corda per fare un bending di un tono per portarci al 17°, quindi alla. Poi queste altre due frasi avvengono sul battere del 2 e del 3, secondo e terzo battito, sul 17° della prima corda di un semitono, questo bending è, quindi dalla La al Si bemolle, e poi di nuovo dal 15° al 17° sul battere del 3. Quindi lentamente sarà così: 1, 2 e 3 e 4. Poi abbiamo quest'altra frase che parte dal levare del 4, quindi 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, tutto avviene adesso sulla terza corda dove abbiamo il 14°. Decimo, 12°, decimo, nono, decimo, nono. Questa è quella sequenza: 14, 12, 10, 9, 10, 9. Poi andiamo 10, 12 e 10. E la prima metà della battuta è suonata con le note staccate, tutti in ottavi, ok? Quindi 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4. Questa frase ci porta poi su quest'altra, conclude qui, ok, dove abbiamo praticamente 12°, 10° e 12°, tutto in 16° sul battere e 8° sul levare, quindi do, re, mi, fa, 1, 2, 3, 4. Poi tutti in ottavi, 11°, decimo e poi dei quarti sul battere, dove suoniamo questi bending di un tono dal 13° al 15° tasto, e qui vediamo che aggiungiamo questo Si bemolle, che è una nota che fa parte anch'essa della scala minore naturale di Re, esattamente come anche il Mi, ok? E poi ritorniamo a suonare la frase finale, il riff finale che conclude il solo. E sono andato a risolvere su questo Re, qui sul settimo tasto della terza corda. Il solo, come puoi vedere, non è dei più semplici, ci sono diversi punti che potrebbero essere un pochettino problematici, i bending, alcuni passaggi veloci, quindi mi raccomando, è estremamente importante imparare queste frasi piano piano, analizzare un battito alla volta, suonarle piano, con la giusta metrica, le giuste articolazioni, intensità, e poi imparare una battuta alla volta e ovviamente poi mettere tutto quanto assieme. Quindi si impara un pezzettino alla volta, mi raccomando ragazzi. Queste lezioni sono gratuite, quindi cortesemente aiutami e supportatemi condividendo questo video con i vostri amici, cliccando mi piace, e se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento. Grazie, alla prossima!